Buonasera. Benvenuti al Cineclub di Quarrata. Iniziamo questa piccola presentazione parlando di fantasmi, di uno in particolare, un grande scienziato italiano del 1700, Luigi Galvani, medico e ricercatore. Alla fine del Settecento, per caso, nel suo laboratorio, toccò i muscoli delle zampe di una rana morta e quella piccola scossa elettrica provocò il movimento di queste zampe. Il dottor Galvani ripeté varie volte l'esperimento e vide che effettivamente l'elettricità faceva muovere le zampe della rana morta. Qualche anno dopo, all'inizio dell'Ottocento, una ragazza giovanissima, sui 18 anni, ebbe un incubo. Si svegliò e scrisse di getto un romanzo. Il titolo era Il mostro di Frankenstein. Moderno Prometeo. Come Prometeo mitologico greco, no, scusate la palla scialza, ma mi diverti, adoro troppo fare. E questa è una commedia, facciamoci due risate. Insomma, dicevo che Mary Shelley, questa ragazza giovanissima, 18 anni, scrisse questo romanzo. Così, quasi a fine terapeutico, aveva bisogno di sfogarsi. Poi la stesura non durò molto, forse qualche mese, e uscì fuori, poi successivamente ha avuto un grande successo. Ma la cosa che mi premeva appunto sottolineare che il segreto di questo romanzo, di questa storia, è l'animazione di materia morta. Lei ha avuto l'idea, Luigi Galvani, scienziato italiano, bolognese per l'esattezza. All'epoca di Galvani ci fu il grande entusiasmo di un altro grande scienziato italiano, Alessandro Volta, l'inventore della pila, vi ricordate? Poi ripassò l'entusiasmo, disse a Galvani che in realtà l'elettricità non era contenuta nei corpi, come sosteneva lo scienziato, e quella esterna dovrebbe attivarla, eccetera, eccetera. La storia poi ha dato ragione ad entrambi. Quindi Mary Shelley fu stimolata da questa scoperta di Galvani, perché casa sua era frequentata da intellettuali dell'epoca, no? E lei appunto pensò che se una piccola scossa elettrica poteva quasi resuscitare una rana, una grande scossa, quella più potente nel mondo, un fulmine appunto, magari avrebbe potuto ridare la vita a un morto. La prima volta che vidi il film originale, non la parodia di Mel Brooks, mi fece una grande paura, ero un bambino, me lo sono sognato svariate volte, questo uomo gigantesco, fortissimo. E poi mi sono appassionato anche di elettricità, proprio a seguito, non sulla falsa riga, di questa mostruosità di vento. Mel Brooks non è semplicemente un regista di parodie, ma lui le comicità in persona. È un uomo di straordinaria ironia che durante la Seconda Guerra Mondiale faceva ridere i suoi commilitoni, improvvisava spettacolini alle truppe sul fronte. Dopodiché, finita la guerra, tentò con successo, poi diremo, di fare carriera in quel settore, ma appunto lui ci mette l'anima, non ha bisogno di chissà cosa per far ridere la gente, ce l'ha dentro l'ironia. E quando Gene Wilder, suo amico, gli propose di fare un film su Frankenstein, lui inizialmente rifiutò, sono stati fatti tanti, eccetera, eccetera, ma aveva insistito così tanto, alla fine lo convinse e lo fecero. In questo film, diciamo, ci sono alcune caratteristiche salienti. La prima è che il regista e gli autori si sono sforzati di ricostruire il film negli stessi ambienti dove fu girato il Frankenstein originario, no? Addirittura usare le stesse macchine da presa, i soliti proiettori, le stesse ambientazioni, girarlo categoricamente in bianco e nero. E quindi,
oltre che aver prodotto un prodotto, scusate, gioco di parole, estremamente esilarante. In questo film possiamo vedere l'arte veramente di questo grande regista americano, non solo nella narrazione, ma anche nella fotografia, nei ritmi di comicità. È assolutamente perfetto sotto tutti i punti di vista, ma non vi voglio annoiare con le banalità, quindi vi invito a guardare questo film, ma con un messaggio finale. Non è solo una parodia, vale a dire commedia demenziale, molto di più, c'è un significato, c'è anche un messaggio alla fine del film. Il mostro, la creatura interpretata da Peter Boyle, grande artista, anche questo film che praticamente fa scena muta quasi tutto il film, e grazie alla sua espressività ci racconta la sua gioia, la paura e così via. Quindi il messaggio che ci lancia Mel Brooks è seguente: ma siamo sicuri che il nostro sia lui, che alla fine del film in realtà dimostra più umanità la creatura, il mostro, che gli esseri umani che gli stavano vicini. Quindi se vi capita in futuro di vedere esseri umani magari brutti, deformi, ricordatevi che dentro quella persona magari c'è un essere umano migliore di voi. Buona visione.